Buongiorno! Oggi faccio il famoso video del quale vi ho caricato una foto su Instagram, ovvero mega haul da MAC. Sono diverse cose che ho preso in diversi momenti. Voi stesse mi avete detto facci il video unico. Devo dire che ero partita con questa idea, però avevo paura di annoiarvi. Però penso che quando si parla di MAC è impossibile annoiarsi. Mega haul da MAC. Questo è il paccone. Prima che parto con il video, ci tengo a dire due cosette. Spero di non leggere commenti dove qualcuno di voi mi dice: ma che spendi a fare tutti questi soldi per questi prodotti? Se andavi da Essence o Catrice pagavi molto di meno e hai lo stesso livello. Gente, per me è come se state parlando a un muro, perché per me MAC è il top della cosmesi. Preferisco spendere per MAC. Io ve l'ho sempre detto, io quando posso mi tengo i soldi proprio perché voglio spendere per MAC. Quando vado da MAC è una gioia per me entrarci, visto che me lo posso permettere. Me ne frego e faccio diversi acquisti. Tutti i prezzi ve li metterò sia in sovraimpressione che sotto nell'info box. Ci tengo veramente a dirvi, evitate di dirmi guarda quanto hai speso, perché gente, uno, come diciamo in tante, ognuno con i propri soldi fa quello che vuole, e due, lo so quanto ho speso, me lo potevo permettere e lo voglio fare. Quindi, detto questo, io direi di iniziare con questo scabroso e scandaloso video del quale sono veramente fiera. Mi preparo un secondo. Allora, svuotato la busta, partiamo magari da quei 2-3 prodotti che mi sono stati regalati, perché avevo due tessere MAC da 20 euro e 30 euro. Quindi in questo caso partiamo da questi due prodotti. Di tutte le collezioni che vi mostrerò, vi lascio l'immaginetta qua accanto, perché non mi ricordo adesso tutti i nomi delle collezioni, quindi per farmi capire vi metto anche le immagini in sovraimpressione delle linee che ho acquistato. I primi prodotti del quale parto a parlare sono questi qua, che se non sbaglio sono della linea MAC Makeup Art Cosmetics, una cosa del genere. Devo dire che mi è piaciuto, uno, per il pack, poi non era male come linea, manco mi aspettavo che uscisse in Italia, anzi io avevo visto così per caso un post di Temptalia, sono stata fortunata, l'ho trovata e me la sono spicciata tutta. E quello che ho preso sono un rossetto e una tinta labbra. Con la tessera da 20 euro ho preso questo rossetto qua, e il prodotto è questo. Mi piace tantissimo per il pack, perché è questo rossetto nero con la scritta dorata, veramente tantissimo mi piace. In questo caso il rossetto si chiama Jasper e il prodotto è questo, veramente un bel rossetto, mi piace tantissimo, sapete che adoro questi colori che vanno su un viola, fucsia, borgogna. Mamma mia, l'odore dei rossetti MAC lo adoro, lo sapete. Mi piace, la consistenza è molto buona. È un satin. I satin comunque sono buoni come prodotti MAC, reggono bene sulle labbra. Pensavo che un colore del genere potesse assomigliare a Rebel, pensavo anche che potesse avere qualcosa del D4 Danger, invece no, è totalmente diverso ed è proprio un colore veramente in edizione limitata. Poi con la tessera da 30, quindi, ho preso la tinta, perché questa fa parte delle 4 tinte della linea. Questo è quello che mi ha attirato di più, perché praticamente è la tinta del rossetto, con l'unico fattore che è diverso totalmente dal rossetto, quindi se il rossetto vi regala un effetto, questo ve ne regala un altro. Altra cosa che vi devo dire di questa tinta: voi vedete il colore che vedo io, quindi questo borgogna bello profondo, ma in realtà quando lo stendete diventa un borgogna che tende a un viola. Questo lo potete vedere in un vlog che l'ho praticamente applicato insieme a voi, ed era questo qui. Devo dire che la consistenza è fantastica, perché come infatti mi ha detto la ragazza di MAC, hanno veramente riformulato le tinte di MAC e hanno un'altra consistenza, si applicano più facilmente nel momento in cui le applicate, non si seccano subito e soprattutto avete il tempo di poterlo stendere sia aiutandovi direttamente con le labbra che ripassando il pennellino. La tenuta è buona, contate che quel giorno ero stata da Emanuela e Samuele a pranzo e avevamo creato veramente una carbonara diversa, però
bella ricca, mi era andato via soltanto nella parte centrale e non era andato via in modo veramente definitivo. Devo dire che come resistenza è stata veramente fenomenale. Il nome di questo prodotto è Fall Angel, devo dire che è una delle quattro tinte che mi è piaciuta di più. Ovviamente non mi bastava per utilizzare la tessera da 30 euro. Quello che ho fatto è stato prendere un blush, dove io poi ho aggiunto una piccola somma di tasca mia. In questo caso il blush è un colore che io sinceramente avevo quasi sempre snobbato, e stiamo parlando di Peach Me. È uno sheer tone blush, me lo potete vedere tranquillamente oggi perché l'ho applicato, come vedete mi dura. Quello che mi ha stupito è che questo prodotto mi dura veramente nell'arco della giornata, magari se voglio nel pomeriggio lo vado a riapplicare, ma mi dura. È questo rosa mattoncino però spento, quindi mi piace tantissimo, regala questo effetto opaco sul viso. Come vi ho sempre detto, io utilizzo solo blush MAC, perché sono gli unici prodotti che valgono per me sulla mia pelle, e quindi ho preso questo e mi piace tantissimo e oramai fa parte della mia collezione di blush, e da quando l'ho preso mi piace veramente tanto. Ok, e questa è la parte di prodotti che mi sono stati in parte regalati e uno in parte l'ho pagato io. Da adesso in poi ho tutto pagato di tasca mia. Allora, io non so da dove partirvi perché sono tante le cose e sono tante le cose da dire. Direi di partire con un rossetto che mi era piaciuto tantissimo e, se non sbaglio, faceva parte di una collezione che ora non mi ricordo, ma ve la metto qui, ed è questo qua. Ovviamente fatemi dire che tutti i prodotti che vi mostro hanno sempre il famoso discorso del back to MAC, cioè quindi finite 6 prodotti, non 6 scatoline, gente, finite 6 prodotti e glieli riportate indietro e loro ve li prendono e vi danno in regalo un rossetto a vostra scelta. In questo caso ho preso un altro rossetto che ovviamente poi comunque c'è da dire che è un rossetto matte. Della gamma dei rossetti di MAC adoro i matte e i retro matte. Il rossetto in questione è lui e mi è piaciuto tantissimo perché sapete che io sono alla ricerca di un rosso specifico. Come vedete è questo rosso bello intenso. Sulle labbra poi alla fine rimane un rosso, diciamo, quasi tra un BV e un MAC Red, un po' più scuro, però non è il rosso che ancora sto cercando io. Mi piace tantissimo, la resistenza ovviamente è quella di un matte, quindi è buonissima. Devo ammettere che è comunque scorrevole, quindi non è male e mi piace. Continuando con le edizioni limitate, non vi avevo mostrato, ma vi ho messo comunque come sempre le foto su Instagram. Quando acquisto dei prodotti MAC io tendo sempre comunque a caricare foto su Instagram, quindi io vi invito ad andare sul mio profilo. Tra questi prodotti che non vi avevo mostrato c'è il rossetto di Ariana Grande. È un personaggio che non è che seguo, cioè devo essere sincera, se invece di Ariana era Rihanna, cioè io tutti i rossetti di Rihanna li avrei comprati immediatamente. Cioè, quando è uscito questo rossetto mi è piaciuto tantissimo, devo essere sincera, ho sbavato, perché uno, quando è inverno io un po' ce l'ho l'anima dark. Questo in questo caso è il primo rossetto di Arianna, non è che vi sto mostrando un nuovo prodotto, diciamo che è un prodotto in più che vi mostro perché non ve l'avevo mai fatto vedere in video. Il prodotto è questo, è veramente shocking. Quello che vinceva di questo prodotto è il fatto che era comunque sempre un rossetto matte, quindi senza che ripeto, sapete che impazzisco per questi prodotti. Poi, come sapete, Viva Glam partecipano al discorso della lotta contro l'AIDS, il ricavato va devoluto alla ricerca. Il prodotto quindi in questione è questo qua, e come vedete si presenta come classico Viva Glam, confezione nera con striscia rossa, e ovviamente intorno c'è tutta la firma. Poi, quello che vi mostrerò adesso, lo so, si poteva trovare in collezione permanente. Sapete che è uscita questa linea dove vendono sia il profumo che il rossetto abbinato. Tra questi c'era Velvet Teddy. Velvet Teddy è un rossetto nude che ho quasi sempre snobbato, fino a che non è successo che una volta l'ho dovuto acquistare per Emanuela. Io l'ho sbocciato mentre aspettavo che mi dava la risposta, lo vedevo e lo rivedevo e facevo, però non è male come rossetto. Quello che ovviamente in più parte di vantaggio su questo rossetto è che comunque è un matte, però io alla fine un nude proprio matte non ce l'ho, visto che i matte tendono a durare un po' di più, evitando il momento del pasto e della bevuta o del caffè, perché sapete, quelli sono i momenti in cui sicuro va via il prodotto. Appena uscita questa linea io l'ho vista, mi sono accorta dei rossetti
progetti che erano stati riproposti. Lo so, gente, cioè in linea permanente qualcosina di più me la potevo risparmiare, però gente, ho visto il packaging, mi è piaciuto da impazzire. Voi sapete che vado matta per le scatoline, per i packaging, io guardo anche quello oltre al prodotto. In questo caso sia il pack che il prodotto mi piaceva tantissimo, quindi ho detto me lo prendo. E quindi eccolo qua, cioè ditemi se non è fantastica l'idea. La scatolina intanto è fantastica perché il colore è opaco, qui è tutto lucido, voi lo sapete, sono stupida, ma io mi tengo le scatoline di MAC, quelle in edizione limitata. E il prodotto in questione è questo qua, mi piaceva tantissimo la confezione, qui lucido e qui opaco, vedete? Qui continua ad essere tutto colorato e questo è rossetto. Quindi così mi sono decisa a prenderlo. Forse da una parte meglio perché ce l'ho in edizione limitata e nel momento in cui lo finirò, se lo finirò, perché gente, io non ve l'ho detto, ma con questo rossetto qua, più gli altri che vi mostrerò adesso, io sono a 53 rossetti di MAC. Lo so, è vergognoso gente, però alla fine ci ho pensato, io utilizzo solo quelli, quindi un giorno ne metto uno, un giorno ne metto un altro, quindi lo so, è malattia. A proposito, adesso voglio fare i famosi video che vi avevo promesso, ovvero i video swatch di MAC. Datemi il tempo, con molta calma li faccio. Quindi il prodotto è questo qua, lo conoscete, un bellissimo nude, mi piace la scorrevolezza, la consistenza mi piace veramente tanto e poi la durata non è male, è buona, è veramente buona. Continuando con una linea in edizione limitata, in questo caso parliamo sempre dei Viva Glam e in questo caso adesso è uscito questo Viva Glam. Non mi ricordo il nome del personaggio perché devo essere sincera gente, io non mi sono fiondata a comprare questo Viva Glam perché lo sponsorizzava questa figura famosa, ma perché mi sono veramente innamorata del colore. Vale a dire che quando ho visto lo swatch su Temptalia ho detto bello, è veramente bello. Mi è capitato di trovarmelo dal vivo, l'ho provato e mi è piaciuto da impazzire. C'è da dire che poi la commessa è stata abilissima perché nel momento in cui ho swatchato il prodotto e ho detto ok, lo prendo, mi fa perché non c'è bene il gloss? Nel momento in cui gli stavo dicendo no, vabbè, c'ho tanti gloss, mi ha applicato il gloss sopra lo swatch del rossetto, ho detto dammelo. Quindi io ho preso tutti e due i prodotti in edizione limitata, sia il rossetto che il gloss, classica confezione da Viva Glam, quindi nera con la scritta rossa, e i due prodotti sono questi qua. Ditemi se il pack del rossetto non è fenomenale. Penso che adesso sto facendo da diavolo tentatore ad Emanuela, già mi aspetto il messaggio che mi dice vammelo a prendere. C'è da dire che ovviamente è un matte, quindi anche questo mi ha portato a volerlo di più questo prodotto. E il rossetto è questo qua, proprio quello che vedete, è questo fucsia intenso che tende quasi ad essere un Flat Out Fabulous, ma mentre Flat Out Fabulous è un po' più fucsia, questo tende a rimanere un po' più quasi scuretto, è un colore strabiliante. Ovviamente come potete vedere può star bene anche con un look così nude, oppure potete creare anche un look leggermente più drammatico e sta veramente bene lo stesso. Il gloss abbinato è questo qua, anche il gloss vedete alla sua chicca del pack così, la firma la trovate intorno alla parte del vetro per cui... e il colore è fenomenale perché è sempre questo fucsia bello intenso scuretto che ha all'interno queste particelle blu fucsie e mezze rosate. L'applicatore è sempre normale da gloss di MAC e devo dire che mi piace tantissimo perché mi ricorda i Diesel Glass. I Diesel Glass di MAC, contate che sono i miei gloss preferiti. Magari ci sono quelle volte che adoro un gloss più scivoloso, quando desidero un gloss molto pigmentato e che trattiene vado sui Diesel Glass di MAC. E contate che i Diesel Glass di MAC, e questo penso che comunque corrisponde a un Diesel Glass, non c'è scritto ma secondo me è così, e dico questo perché quando lo applicate per essere così pigmentato vuol dire che è come i Diesel Glass, ovvero che all'interno hanno del puro pigmento, e infatti la forza dei gloss MAC è proprio per questo, perché nei gloss ci sono dei pigmenti e quindi colorano veramente tanto. Lo
lo adoro, mi piace tantissimo. Per finire la parte in edizione limitata, vi voglio mostrare questo prodotto che sono andata a cercare, che per botta di fortuna l'ho trovato, perché purtroppo mi sono mossa nella fase finale, quindi che oramai si erano mangiati tutto, quindi la collezione era praticamente inesistente in tutti gli store di MAC. E sto parlando di questo qua, ovvero Soft Frost. Fa parte della linea nuova degli illuminanti, che sono illuminanti sia in crema che in polvere. Sono andata alla ricerca di questo prodotto perché mi piaceva tantissimo. Come vi ho detto in un vlog, esiste anche un ombretto simile a questo prodotto che io ho e che mi piace da impazzire. Il bello di questo prodotto, io lo so adesso, col fatto che è potente, voi purtroppo lo vedete bianco. A vederlo ricorda tipo l'unicorno e mi piace tantissimo la texture, è fenomenale. L'ho provato e quello che leggermente un po' mi dispiace è che mi lascia una parte iridescente che è color rosa, e come vi ho detto io il rosa non è che lo prediliga tantissimo, però mi piace l'effetto perché mi fa un effetto luminoso, sano, però particolare, quindi gioca un po' di particolarità. La texture è veramente fina. Il pennello che utilizzo io è quello di Catrice, piatto. Di solito faccio solo una passata e già solo con una passata scrive parecchio gente. Mi piace veramente tanto. Diciamo che è quell'illuminante che se si vuole utilizzare si può utilizzare nelle serate un po' più particolari. Può essere utilizzato anche tranquillamente anche di giorno per dare un tocco più così di ancora di più sano, per illuminare ancora in modo un po' più particolare. Bello, mi piace tantissimo. Di quella linea, quindi, come vi ho detto, volevo tantissimo l'illuminante, quello delicato, color oro delicato. Come sapete, io ho quest'altro illuminante di MAC, O Darling, il famoso O Darling, che io non so come ho fatto a riuscire a prendere, e che è questo oro zecchino potentissimo. Ha sempre lo stesso concetto di questo, stessa texture, quindi per questo sono andata all'acquisto di quell'illuminante. Però come vi ho detto è questo oro potente. Io invece volevo un oro quasi champagne, delicato, leggermente dorato, però che comunque non vada ad essere troppo effetto lampione. La commessa di MAC, a parte che è stata gentilissima, mi ha seguito, abbiamo parlato un attimo, gentilissima, la voglio salutare, non so se mai vedrà questo video, si chiama Elda, io l'ho conosciuta tramite lo store a Via del Babuino, quindi gli ho spiegato quello che cercavo, mi è arrivata e mi ha detto: a questo punto ti propongo direttamente Soft Gentle della linea minerale. Partiamo dal fatto che il pack è fenomenale, perché vedete, a differenza degli altri illuminanti, non è bucato ma è così ed è lucido. E qualcuno di voi dirà: sti cavoli di scatoline, faccio vedere il prodotto. All'inizio ho storto un po' il naso, ho detto non ci faccio nulla, non ho fatto in tempo a dire così che me l'ha applicato, cioè era un effetto pazzesco. Mi dovete spiegare come ho fatto a non vivere con questo prodotto. Eccolo qua, a differenza degli altri pack non capisco perché non mi piace, però la comodità è che è magnetico. È il reale colore che vedete, eh? L'ho applicato anche oggi, vedete? Fa una luce pazzesca e mi piace perché ha questo effetto luminoso ma molto naturale. Mi piace tantissimo. Ora la mia domanda sarà: quando finirò questo prodotto? Perché stiamo parlando di 10 grammi di prodotto, è veramente tantissimo. Poi, essendo minerale, sulla mia pelle tende a durare di più, infatti contate che è da stamattina che lo porto e non mi serve riapplicarlo. Continuando sulla parte del viso, gente, e soprattutto completando, perché è l'ultimo prodotto viso che vi faccio vedere, io quando mi incuriosisco di un prodotto vado a cercare 3 miliardi di cose, recensioni, swatch, pareri e via dicendo. Tra le diverse youtuber, oddio, adesso non è che le seguo tantissimo, però ho iniziato a seguire stranamente Make Up Passion e ha mostrato qualche tempo fa un blush che vi assicuro quando l'ho visto ho detto devo averlo, e stiamo parlando di lui, Sketch. Praticamente è stato riproposto come blush perché esiste l'ombretto Sketch. Il colore
è proprio quello che vedete. Questo in questo caso è un powder blush. Quello che raccomanda anche lei, e che soprattutto mi ha raccomandato anche la commessa, è di lavorarlo piano piano, cioè vale a dire andarci molto leggeri, perché è un colore veramente potente. Quindi se con, che vi posso dire, con un fucsia potete rischiare di fare effetto Heidi, con questo potete rischiare di fare effetto Mortizia, se non mercoledì. E questa era la parte viso. Direi di completare adesso con l'ultimo rossetto, che vi assicuro non mi sto mostrando niente di nuovo, però sta facendo uscire matte tante gente. Devo dire che devo riconoscere che questa gamma di rossetti di MAC, per l'utilizzo che possono avere, sono geniali. Questo è il rossetto in questione e sto parlando dell'indiscusso On and On. La prima volta l'ho visto ovvero da Makeup Passion, poi l'ho visto da Makeup Passione 1986. Io ti saluto tesoro. E il rossetto in questione è questo qui. Sono quei rossetti glitterati. La cosa bella di questo prodotto è che assomiglia quasi a una specie di blue brown. Questo in questo caso è un frost. Come rossetto non è per niente male, è geniale. Basta una matita come base, lo applicate sopra, oppure se lo volete tamponare sopra una tinta che magari è scura, giusto per dare un effetto di luce. Bello, ci potete giocare moltissimo. Devo un po' abituarmi forse alla texture, soltanto quello. Però geniale, veramente geniale. Direi di terminare adesso con quello con cui vi ho praticamente messo in quasi tutti i vlog che vi ho fatto ultimamente, e sto parlando delle tinte. Allora, le tinte di MAC, qui vorrei soffermarmi un attimino, cioè vale a dire, delle tinte MAC io avevo preso della prima linea che era uscita, Oledi. Oledi è un colore stupendo, assomiglia a un Flat Fabulous, che però tende ad essere un po' più con un sottotono blu, quindi è ancora più profondo come colore. Devo dire che come tinta mi piace. L'unica cosa che c'è da dire di queste tinte è che sono leggermente più secche, quindi vale a dire che nel momento in cui le applicate si seccano immediatamente. Dovete essere veloci nell'applicazione e dovete soprattutto idratare molto bene le labbra. Quindi di questa io ho riscontrato solo questo difetto, però come tinta mi piace tantissimo. Sono stata quindi attirata dalle colorazioni di queste nuove tinte. Non vi nascondo che sto seriamente pensando di prendere il blu, sono tentata, sto pensando seriamente, perché torniamo come con il discorso del rossetto On and On. Se è un prodotto che sapete che non avete il coraggio di applicare, non lo comprate, perché è meglio, sono soldi buttati. Cosa ho preso? Ecco le tinte qua. Allora, prima però di parlarvi di queste, che sono le nuove, vi faccio vedere che ho acquistato una quinta tinta e fa parte però della vecchia linea, ovvero Dance With Me. Devo dire che il colore mi piace tantissimo, e dall'altra spero anche che sia magari il rosso che sto cercando io. Il colore è questo, mi piace tantissimo, mi piace ovviamente anche nell'applicazione, perché non cambia, ha sempre il suo solito applicatore a goccia. E niente, vediamo se mi regala un effetto diverso da Oledi. E quindi per finire veniamo finalmente alle nuove tinte che sono uscite, che queste veramente sono fenomenali. Secondo me anche una, fate un ottimo acquisto gente. Se vi interessa l'acquisto però ricordatevi di specificare che state parlando delle nuove tinte, non di quelle vecchie. E io ho preso questi tre. Allora, il rosso, che è Carnivorous, questo rosa mattone forte, Topped with Brandy, e infine questo color quasi cappuccino che è Flesh Tone. Dei tre, i miei preferiti sono questi due. Vorrei partire dalla nota dolente. Mi mancava di applicare questo qua, ovviamente con gli swatch gente non potete farci nulla, perché il giorno che sono andata a prendere queste tinte avevo chiesto alla commessa se potevo provare questo. Io ero indecisa tra quello e espresso. La commessa ha tanto insistito che ha detto non serve, cioè lo swatch è questo, ti affidi a questo. Bene, lo vado ad applicare. 2 giorni fa gente ero effetto cadavere, cioè mi ha fatto un colore sulle labbra che non mi è piaciuto per niente, non mi piace l'effetto, cioè poi lascio giudicare voi perché comunque ci sarà qui l'immagine in anteprima, però non mi piace. Partiamo dal fatto che comunque è un colore che dovete avere
le palle di portare, torniamo sempre lì. Per chi ha la pelle come me, sbatte tantissimo, sbatte veramente tanto. Mi rendo conto che adesso qualcuno di voi dirà: hai buttato i soldi? No, gente, perché già io ho trovato un altro utilizzo, cioè vale a dire, io me lo utilizzo come base. Ovvero, una cosa che ho riscontrato quel giorno è che purtroppo andavo di fretta e non avevo il tempo di levare questa tinta. Quel giorno è successo che ci ho applicato sopra Clothing, che è il mio nude al momento preferito. Bene, l'effetto mi è piaciuto tantissimo, perché la tinta di base mi ha spento il colore, quindi il rossetto, da che poteva essere luminoso rosato, è diventato tutto l'opposto, vale a dire spento, e questo rosa leggermente cupo. Mi è piaciuto da morire. Poi, una cosa che devo dire la verità, mi ha fatto durare tantissimo il rossetto, sia quando ho preso il caffè che quando ho fatto un piccolo spuntino. E io, gente, a differenza di tante altre femmine, me ne frego di avere le cose sopra alle labbra, mangio, quando mangio mangio. La durata del rossetto è stata stratosferica, io ho fatto 6 ore e mezza di rossetto, cioè mi è durato tantissimo. Veniamo alle ultime due tinte. Questi qui li ho già provati, soprattutto di tutte e due, già vi ho messo la foto su Instagram. Di tutte e due, stupendi, mi piacciono veramente tanto. Una cosa che però devo dare retta a una ragazza, è vero, tendono a scurirsi nel momento in cui avete finito di applicarli, quindi un pochino vi si ossidano. Un pochino mi dispiace, perché il colore reale del flacone mi piace, però anche il colore che ho sopra alle labbra mi piace tantissimo. Devo dire che Carnivorous al momento è il mio colore preferito, perché è questo rosso vino tendente a un rosso mattone, bello, intenso, e quello che mi piace tantissimo di questo è che vi aiuta un pochino a sbiancare i denti, vi sbianca tanto i denti. Questo qua invece sembra un nude, ma in realtà è un nude bello forte, è comunque intenso sulle labbra, non rimane praticamente in disparte, è un bel colore anche questo. Non vi nascondo che sto seriamente pensando di prendere anche 2-3 tinte ancora, però devo decidere, devo vedere bene. Ebbene gente, questo era tutto il video, ma tutto. Io, per chi è arrivata alla fine, complimenti veramente. Adesso prenderò le mie cosette, le metterò nel mio mobiletto dedicato a MAC. Se vi interessa il video, fatemelo sapere, perché ci sto pensando a fare una specie di video tag di postazione make up MAC. Fatemi sapere quello che vi è più piaciuto, se avete intenzione di prendere qualcosa oppure di lasciar perdere, se vi attira qualcosa, se vi serve un chiarimento di un prodotto. Io l'unica cosa che vi posso dire, gente, cioè, andate. A questo punto, gente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!